3 luglio. In Valsusa si svolge una grande manifestazione di protesta pacifica contro l'inizio dei lavori di scavo per la TAV, la linea ad alta velocità Torino-Lione. A margine del corteo, però, si verificano gravi incidenti. Circa 200 sono i feriti dalla parte delle forze dell'ordine e altrettanti nelle fila dei NoTav. I titoli dei giornali di questa mattina sono pazzeschi, ci sono giornali black block, non tutti, ma ci sono giornali black block. Alcuni sono solo black, altri hanno il cervello in block. Questo è il giornale. Si legge, si scrive NoTav, si legge BR, megafono della medesima propaganda dei terroristi rossi, esaltazione della violenza contro la proprietà privata e le forze dell'ordine. E questo sarebbe un docente di sociologia politica, autore di Anatomia delle Brigate Rosse, vincitore del premio Acquistoria, Alessandro Orsini. E si avventura, questo storico, della domenica, anzi del lunedì, in un parallelo tra gli infiltrati violenti nel movimento NoTav e le Brigate Rosse, cioè una banda armata organizzatissima con addentellati addirittura in governi stranieri, in Medio Oriente, nel mondo dell'estremismo arabo e nella vecchia cortina di ferro. In realtà la rivolta TAV è una rivolta locale, indigena. Sappiamo benissimo che le popolazioni locali in gran parte questa robaccia non la vogliono, e non la vogliono non per la sindrome NIMBY, l'abbiamo già detto più volte, cioè non nel mio giardino, ma non la vogliono perché nessuno è andato a spiegargli il perché di questa opera pubblica. La sera stessa il ministro delle infrastrutture Matteoli dichiara in TV che l'opera è imprescindibile, poiché altrimenti l'Italia verrà tagliata fuori dall'Europa. Già, perché noi oggi senza quel TAV siamo tagliati fuori dall'Europa? Avete mai avuto problemi ad andare in Francia? Evocano un pericolo che dovrebbe essere concreto oggi. Dovremmo trovarci lì che non sappiamo come fare per andare in Francia, siamo costretti a bypassare, ad arrivare via mare dalla Spagna, è così? I favorevoli alla TAV sostengono che un traffico di 20 milioni di tonnellate di merci all'anno verrebbe spostato dalla gomma alla rotaia, con grandi benefici per l'ambiente. In realtà nel 2009 il transito su quella direttrice è stato di soli 10 milioni di tonnellate su gomma e di 2,5 milioni di tonnellate su rotaia, ed è in costante diminuzione da anni. Allora a che serve? Aumentare le potenzialità quando già l'attuale linea è sottoutilizzata. La roba da matti. Quanto è il traffico passeggeri tra Torino e Modane? Sono in crescita o in calo? Il Dipartimento Federale dei Trasporti svizzero sulla linea Torino-Modane, su cui da anni viaggiano anche i TGV francesi, calcola che siano transitate nel 2009 750.000 persone. Sapete quante erano 20 anni fa? Erano il doppio, 1,5 milioni. I contrari alla TAV fanno poi notare che nel bilancio ambientale va contato anche l'impatto dei lavori, che prevedono lo scavo di un tunnel di 50 km nel cuore della montagna. Secondo le stime, i cantieri del TAV Torino-Lione durerebbero non meno di 2 decenni. Il tunnel di base comporterebbe lo smaltimento di circa 18 milioni di metri cubi di materiale da scavo. Ci vorranno, per trasportarle via, in 20 anni, 1 milione di viaggi in tir. Avete presente la Valle di Susa? 1 milione di viaggi di tir per portare via questa roba che viene asportata negli scavi. Le montagne della Valle di Susa sono notoriamente ricche di rocce amiantifere e di uranio, senza contare le ricadute dello scavo sul sistema idrogeologico, come già accaduto nel Mugello, dove ci sono frane, falde acquifere, essiccate, disastri ambientali che pagheremo nelle prossime generazioni. I favorevoli alla TAV dicono che ritardando l'inizio dei lavori si rischia di perdere il finanziamento europeo. In realtà quel finanziamento copre solo 3 miliardi sui 14 che l'Italia dovrebbe spendere. Per i NoTav, dall'altra parte, i 1000 posti di lavoro promessi dal consorzio costruttore non sono per nulla certi. I politici parlano in televisione,
parlano ai giornali, parlano nei loro comizi sempre più protetti e sempre più ristretti, ma non parlano mai a quelle popolazioni e quindi si nascondono dietro ad altri, mandandoli a manganellare gente che vuole, per la stragrande maggioranza, semplicemente vivere tranquilla e non essere deturpata, distrutta, devastata, avvelenata da un cantiere che, ripeto, fino a che non ci dimostreranno il contrario, è totalmente inutile e molto dannoso. E forse se e quando avremo speso quei 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 miliardi per completarlo, dalla Grecia arriverà notizia che i greci temono di fare la fine dell'Italia.